entusiasta però dell'Art Forum dal Megiardino, perché vedeva sempre questa parete bellissima, affascinante perché la feva la fa impressione, perché sembra proprio una parete che ti viene addosso. Dicevo sempre, mi diceva mia mamma, mi ricordo, ma te la uni 12 ore al dì e dopo il sabato e la domenica te vai a far fatica ancora in montagna, no? Ma guarda, mamma, che io non vado in montagna per far fatica, quando vado in montagna posso. Perché per me le rilassarmi quando vado in montagna, perché già stavo tutto il dì piegato sul pavimento o a far fatica. Quando vado in montagna non faccio fatica, non la sento la fatica, perciò le riposo così. Famosa frase che c'è al Brentei, non il riposo è il riposo, ma mutar fatica, la fatica è il vero riposo, no? Penso che sia centratissima, no? Anzi. Pronta di via? Ah, d'accordo, da 80 è una roba immonda. Quanti anni hai? 14. Meraviglia. No. Guarda qua. Boia. La Valle del Sarca ha alcune peculiarità, il clima, la bassa quota, questa grande costiera rocciosa sulla destra orografica, rivolta ad est. Ci sono delle pareti di roccia straordinariamente belle. La roccia fusa col tè, col clima e con un certo tipo di paesaggio intorno ha fatto sì che si sviluppasse prima l'arrampicata alpinistica sulle grandi pareti, poi il fenomeno dell'arrampicata più sportiva. Lei avrebbe grosse potenzialità. Possiamo dire una data precisa, che è il 1933, quando ormai l'arrampicata su roccia in Dolomiti aveva già raggiunto il sesto grado e anche il sesto grado superiore. Si cercavano le grandi cime per salirle e improvvisamente due accademici, Gnori e Friedrichsen, hanno salito per primi la parete del Monte Casale, che è 1400 metri, facendo un'impresa notevole, insomma, anche se non di sesto grado, ma questo non è importante. A little complicated that I wasn't qualified for the Olympics, because of I was accused of stepping on the ball. Otherwise I would be qualified. It was a hard situation. But I still have another chance to get qualified. Per esempio tutti i ciechi chiamano gnocchi, sì. Gnocchi. Gnocchi, ma non ha motivo. Con tutto il colodri sotto non è che è proprio... Lega i due capi, Laura, Lucia. No, tienilo in tensione. Sì, ma non cagarti addosso. Sì, mi cago addosso un po'.
Dopo l'impresa di Frederiksen e Mjori, c'è stato invece un grande nome che è intervenuto proprio nella ripetizione, tra l'altro, di questo itinerario, Bruno De Tassis, che tutti conoscono come tra i più grandi, insomma, esponenti dell'alpinismo dolomitico, il quale, diciamo che prima ha ripetuto, poi dopo ha fatto anche un itinerario, questa volta sì, di sesto grado, sul piccolo Dain, la famosa canna d'organo, e questo ancora prima della guerra. Bruno De Tassis e Rizzieri Costazza, che erano due guide alpine, mentre salivano la canna d'organo, il Bruno, dove diceva sempre che era la via più difficile che aveva aperto e dove è stata l'unica volta che ha bivaccato, a un certo punto ha chiesto a Rizzieri Costazza: dai Riz, che lo chiamava Riz, fammi un tiro di corda che polso un pochettino. Vara, se te vuoi Bruno, mi son bravo a suonarti sulla fisarmonica, te faccio su una suonadera, però mi davanti qua non vado. Altro grande nome è stato quello di Marino Stenico, che ha fatto anche lui, anche proprio durante la guerra, ha fatto delle vie e ha mandato avanti, insomma, questo discorso esplorativo. E poi è arrivato Cesare Maestri, ecco. Mio fratello e mia sorella vivevano a Roma e erano tutti e due degli attori famosi. Siccome io non sono mai stato portato per il teatro, no? Sono andato a Roma e a un certo punto mi sono stufato proprio di stare lì, no? E gli ho detto: io vado a casa. E ma cosa vai a fare a casa? Non so, lasciatemi andare a casa. E difatti sono arrivato qua verso la fine del 49, ho conosciuto per caso un alpinista famoso, sì, che si chiamava Gino Pisoni. Io dico, ho scritto e dico sempre che Gino Pisoni non solo mi ha insegnato dove mettere le mani, ma soprattutto dove mettere il cuore. E Dino Pisoni mi ha portato sulla Normale della Paganella, che è la montagna di Trento. Saltando invece a Cesare Maestri, questa è stata un po' l'impresa che aveva portato alla ribalta un po' in quel periodo la valle, il famoso Diedro del Limarò. In quattro giorni con Baldessari, e siamo già a 57-58 quegli anni lì, ha salito il Gran Diedro, che è dove Cesare Maestri aveva chiesto a Claudio Baldessari: andiamo a scalare il Cerro Torre, perché il Cesarino Fava mi ha mandato una lettera, c'è una montagna per noi, c'è pane per i nostri denti. E il Claudio Baldessari gli dice: ma no, ma guarda che i francesi hanno detto che è una montagna impossibile. Sì, gli risponde il Cesare Maestri, anche questo Diedro era ritenuto impossibile, ma siccome l'abbiamo salito vuol dire che di impossibile non c'è proprio niente. Il Dain, Diedro del Dain, io ho seguito un po' l'esempio di Bruno De Tassis, perché lui, guardando il Dain, guardandolo, diciamo, il Corsarca sulla sinistra, sì, c'è la via ferrata e poi c'è una bellissima via di Bruno De Tassis. Il padre del Cesare Maestri si fermava tutte le macchine sulla strada, i pullman, aveva messo su un circo, cioè loro erano attori, insomma. Allora quando c'era lì parecchia gente per vendere le cartoline per la spedizione, diceva: signori, venite, fermatevi, venite qui a guardare, c'è il ragno che arrampica là nel Diedro. Allora tutti che guardavano aspettate che ve lo chiamo. Cesare!
e dall'altra parte: Chielo! Sono tuo padre! Ma va, fate ciavar, lasciami rampegare! E poi vendevano, cioè facevano gli attori come hanno sempre fatto, e poi vendevano cartoline a nastro. Ho capito che di aver trovato cosa avrei fatto nella mia vita. Avrei fatto la guida alpina, perché non sapevo fare altro, insomma. Io mi sono accorto subito che arrampicare era veramente una cosa stupenda, no? Per me, no? Appassionati di montagna, ecco, l'unico pensiero era di un giorno scalarla. Nel frattempo andavo sui monti opposto per vedere se era se era la verticalità. Certamente affrontando l'incognito, perché non sapevo quante ore gli metteva, che attrezzatura che voleva, tant'ero che mi sentavo di Dio, corde e ciodi in abbondanza. Entusiasta però di andare fuori dal Megiardino, perché vedeva sempre questa parete bellissima, affascinante, perché la fa impressione, perché sembra proprio una parete che ti viene addosso. Quando sorge il sole la continua a cambiare colori, e man mano che il sole si alza cambia le ombre, quelle ombre poi che le serviva da come orologio, non si vede, va da su da in a, le undici e le prestura da nella disna, perché come il sole andava avanti allungava le ombre. Ecco, direi il mio amore romantico. Dentro qualche freno. Per parecchi anni non ci fu niente, fino a che ci fu un valorizzatore, diciamo, della Valle del Sarca, che un nome italiano, Heinz Steinkötter di Colonia, e lui per primo ha cominciato un po' a esplorare tutte queste pareti. Si è trovato anche a fare una prima ascensione con due nomi del calibro di Heini Holzer e Reinhold Messner sulla cima alle coste. Questa parete di 600 metri era tutta da fare. L'idea di Steinkötter di fare una via nuova lì nella zona, non so neanche il nome della parete. Cima perché, alle coste. Cima alle coste, dove c'era una parete di forse 600-700 metri, un po' di mughi, un po' di roccia, abbastanza buona anche parzialmente anche friabile. Dagli anni, direi, inizio 80 in poi, l'alpinismo è diventato una cosa globale. Oggi l'arrampicatore c'è dappertutto. Non ci sono più gli alpinisti delle Alpi, dell'Inghilterra, un po' del Yosemite Valley che fanno la loro attività. Oggi vediamo alpinisti di punta in tutti i continenti e in tutti i paesi, o quasi in tutti i paesi. E l'alpinismo si è diviso grezzamente in tre grandi rami: turismo, come lo succede sull'Everest, dove si fa le piste, in sport, arrampicata sportiva, come in Val di Sarca, e alpinismo tradizionale. Ed è chiaro che l'alpinismo di tradizione tradizionale diminuisce in cifra, aumenta in qualità, e più vecchio divento, più tollerante sono, e dico lasciali fare. E l'unica cosa che vorrei salvare è la capacità di immaginare
un futuro anche per l'alpinismo tradizionale, che non sparisca del tutto, perché i giovani non vanno più sulle nostre vie. Oggi sul Civetta, in una domenica buona, non vedi nessuno. Forse in un mese vedi una cordata su una via classica e sulle palestre, non soltanto indoor, ma anche fuori, dove puoi arrivare in macchina e dove trovano il nono, decimo grado, ci sono tantissimi ragazzi e ragazze che fanno il loro sport. Ad Arco erano circondati perché siamo a nord, avevano fatto il casale, avevano fatto la cima alle coste e invece dalla parte del lago era stata fatta la parete di Cima Capi ancora da Marino Stenico e i due cugini, Ugo e Mauro Ischia, assieme a due amici che erano Giuliano Emanuelli e Fabio Calzà, hanno aperto un itinerario sul Colodri, che è la parete simbolica, direi. Il Colodri è veramente verticale, sono 400 metri di parete e loro per primi hanno fatto questo terreno assolutamente verde, hanno aperto due vie, insomma la Barbara e prima la Umberta Vendramini, poi la Barbara. Non si poteva vincere, la pensavamo invincibile, pensavamo che fosse ancora più difficile perché la pensavamo senza appigli, senza fessure per i chiodi. Il tempo va avanti, ripetiamo, io feci la seconda ripetizione della Brunello Somadossi, per esempio, e nel 79 però siamo già, io sul Colodri con Roberto Bassi e con Lelio Piffer e Luigi Giacomelli apriamo la Renata Rossi. Però prima, sempre sul Colodri, ci sono state la Via del Bepi, che era di Salvaterra, l'Agostina, che però quella l'aveva fatta Giuliano Stengel, c'era la Katia, che aveva sempre fatto Stengel con il Franco Monte, e poi c'era sulla parete nord del Colodri, Giuliano aveva aperto anche una via che aveva dedicato a Micheluzzi come primo sesto gradista italiano. Da militare ho conosciuto Mauro Ischia e mi ha regalato questa relazione della prima via sui Colodri e ho provato a ripetere questa via, in quegli anni, parliamo degli anni 70, la via Barbara. Dopo 6 ore di grandi fatiche sono arrivato in cima e lì ho capito che questa valle aveva degli orizzonti che andavano ben oltre, insomma. Si arrampicava, diciamo, con il coraggio, con la forza delle mani. Non sali per fare una via, tu ti lasci trasportare e cerchi di creare, no? Cerchi di salire e alla fine ti rendi conto che hai scolpito qualcosa dentro. Non è che sali un po' come fanno anche tanti alpinisti oggi moderni che salgono diritti, no? E si lasciava, la montagna ti portava, come diceva Bruno De Tassis, lasciarsi trasportare dalla parete. No, paura no. Poi sai, 40 anni dopo, essere qui che arrampico e faccio la via con mia figlia, una cosa abbastanza. Fa caldo, e sulle mani diciamo che si sente. Per parecchi anni il fulcro fu proprio il Colodri. Non pensavamo neanche di andare a arrampicare sulle altre pareti, ma sì, qualche ripetizione, però
gli arrampicatori si trovavano sempre lì. Giuliano Stengel, che è stato uno dei grandi esploratori della valle, siamo stati anche antagonisti nel tempo, insomma, lui apriva, io andavo a ripetere, io aprivo, lui andava a ripetere. Antagonisti però sempre nel rispetto. Non ho mai sentito dire il Ciano, il Furlani pianta più chiodi di me, anche se era vero. E io ho sempre detto e riconosciuto la sua superiorità tecnica nell'arrampicata libera. Ma il Castello di Arco è nato perché un giorno ho letto un articolo sul giornale che dicevano che dopo che io avevo violato con Giovanni Gruas e Palma Baldo la parete del castello, avevano sentito rumori misteriosi. E a dire la verità, se tu guardi la parete vedi che in alto c'è un buco, e magari c'è ragione anche lo scherzo pensato della contessa, magari con qualche bel anello anche. Allora, dopo che ho letto questo, con alcuni amici ci siamo accordati, ci siamo calati in questo buco che poi si è aperto in una via. Ci siamo calati, mi sono messo questo lenzuolo in testa, le catene, insomma, e abbiamo illuminato le torce di questa grotta, e lì è nata la leggenda, perché poi abbiamo visto questi lenzuola che risalivano, eravamo noi che risalivamo con i zoomer sulle corde. I vigili del fuoco ci avevano illuminati con questi fari, e vedevano questi lenzuola che salivano. Ma quello che è incredibile è che qualche settimana dopo il sindaco, che mi sembra allora era il Serenio Ioppi, mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, dobbiamo smentire questo perché stanno arrivando i più grossi esperti di fantasmi da tutta Europa, no? A quei tempi, anni 70, per quanto mi riguarda, era un voler trasferire l'attività in montagna in zone più accessibili. E fino ad allora, o più o meno fino a quegli anni là, l'arrampicata di fondovalle era intesa come preparazione, come allenamento, non fino a se stessa come negli anni poi è diventata. Lui faceva il professore di ginnastica a Dro e portava i suoi allievi a correre da Dro verso, diciamo, la parete zebrata, verso nord, dentro per le campagne, stradine, forestali, così. E rimase affascinato dalla parete delle coste, quella dove il Messner con Holzer e Steinketter avevano già tracciato una via. Lui non sapeva neanche che ci fosse su sta via di Messner. Aveva visto sto bel dietro, poi Messner e Holzer hanno tagliato verso destra e lui aveva visto la via proprio in centro. Allora, con i suoi amici fidati, che uno è stato il Perottoni, Franco Perottoni, e il Mario Tranquillini, sono partiti alla loro maniera, praticamente con uno stile abbastanza potente, direi. Lucia, te lo senti di farlo indietro? Sta idea di dire trasferisco l'attività sulle montagne, in Dolomiti, in luoghi più accessibili, è forse quello che a me personalmente ha spinto ad osservare anche queste pareti. Bivaccano alla Cengia, lì c'è un aneddoto bellissimo, perché avevano freddo, avevano fatto un fuocherello sulla Cengia con la legna, a un certo punto il fuocherello era diventato un fuoco un po' più grande, insomma. Ci siamo coricati e dopo un po' queste braccia evidentemente non sono morte, ma hanno continuato, anzi hanno ancora di più sviluppato calore, che è stata una cosa impossibile resistere. Non riuscivano neanche più a spegnerlo, insomma, gli si era incendiata mezza la cengia, ecco. Chiaramente noi che siamo andati subito a vedere,
e la ripetemmo, e in effetti è una delle grandi vie della Valle del Sarca. Se poi si pensa che è stata fatta nel 72, veramente il Sergio era un fenomeno nell'arrampicata su roccia, e poi sappiamo tutto di quello che ha fatto, diciamo, sugli 8000, è stato il secondo italiano, terzo a fare tutti gli 8000, e ancora adesso che ha 70 anni arrampica fortissimo. E... tipo qua non riesco a capire se ho il piede su o il piede giù, dove ho il piede. Cosa che normalmente invece riuscirei a capire. E dai, come è stato meglio? Brava, brava Luce. Cioè, ormai sono Cesare Mestre 2.0. Fra i grandi esploratori della Valle della Sarca non si possono dimenticare nomi come Franco Gadotti, come Andrea Andreotti, come Marcello Rossi, come il Giovanni Groas e la Palma Baldo. Io ho avuto la fortuna di scalare con Franco Gadotti, col Marcello e anche con l'Andrea. Con Andrea Andreotti ci legammo insieme, stranamente ci conoscevamo, ci volevamo, ci stimavamo, ma non avevamo mai proprio arrampicato insieme. Finché un giorno mi disse: Marco, ho una bellissima via nuova ad aprire con te, perché non trovo più compagni. Mi fece vedere la parete del Dain, siamo arrivati sotto, ho guardato su e ho detto: questo ha ragione. Ed abbiamo aperto la luce del primo mattino, siamo stati in parete 3 giorni. Luce del primo mattino perché? Perché nel secondo bivacco, ricordo, che eravamo su di un terrazzino, io mi ero sistemato bene su di un terrazzino, mentre lui si era messo sulla maca. La mattina mi sono svegliato, ero lì che guardavo su così, da testa di questo pilastro che guardavo su, e vidi la luce scendere lentamente, e divenne tutto rosso, perché la parete, sai, lì è gialla, rosso, ocra, si incendiò tutto. Sotto c'era la valle che era tutto un fiore, perché c'erano i meleti in fiore. E gli faccio: Andreotti, gol nome della via. Cosa? Luce del primo mattino. Bella, la chiamiamo così. Un altro grande progetto che era partito ancora nel 74-75, che è con l'Einstein Keter, poi abbandonato, che era il superamento dei grandi tetti del Brento, la famosa via Vertigine, no? Nel 92 siamo rimasti in parete 8 giorni e abbiamo superato la parete che si dice una delle pareti più strapiombanti del mondo. Allora, la roccia del Sarca ha un suo fascino particolare, sarà che ha dei colori particolari, sarà che la valle comunque è una valle solare, luminosa, piacevole nei profili, nell'insieme, i profumi che ci sono in questa valle. Cioè, c'è sempre un qualcosa che rimane nella memoria e che ti spinge a tornare volentieri. E non è solo la vicinanza a casa, perché ovviamente da casa mia in un quarto d'ora, 20 minuti, posso essere, diciamo, sulle rocce di Arco da scalare, però non è solo la vicinanza e la comodità di accesso, è proprio un qualche cosa di più. E questo qualcosa io lo riconosco nel colore, nella luce, nel profumo. È un qualche cosa di insieme, diciamo, che ti fa stare bene quando sei qua. Veramente, oserei dire, un fenomeno è stato Maurizio Giordani con la Rosanna Manfrini, sua moglie, e hanno aperto degli itinerari veramente impressionanti. Io ho arrampicato con tanti arrampicatori, con tanti scalatori forti, però il pelo che c'ha Giordani l'ho visto a pochi intorno. Lui veramente ha questa tranquillità psicofisica che sale senza protezioni su difficoltà veramente straordinarie per il tempo, e continua tuttora. Una ve ne dico: il fiore di corallo alla Mandrea, veramente un capolavoro. Io non sono mai andato a cercare la montagna famosa, la montagna super frequentata, quella che è sempre stata importante salire. Io ho sempre cercato
qualche cosa di più incognito, di più nascosto, di più avventuroso. A Giuliano, che dopo la ripetizione della Renata Rossi mi dice: ma dai, andiamo a fare una via nuova adesso. Consideriamo che io scalavo da pochi mesi, 2 o 3 mesi, insomma, quindi avevo appena cominciato a toccare la roccia. Mi capita ancora ad oggi, come mi capitava 40 anni fa, di provare gioia quando scalo. E poi mi viene naturale, è una cosa che non devo forzare più di tanto. Trovo qua la sosta. Ma tu sei grande ad Amundra. Grande no, ma ad Amundra forse sì. Ciao. Grande. Ma vedo che stai leggendo il mio libro. Ah sì, no, è molto interessante. È interessante? Sì. Ti piace? Sai, l'abbiamo scritto io ed Alessandro Gogna. Uh-huh. È la storia praticamente di tutte le grandi pareti del Sarca. Ci sono pareti grandi e molto belle. Sì, ci sono pareti alte. Ma ci sono anche io? Ci sei anche tu, chiaramente, come uno dei più grandi interpreti. E quando ho iniziato a scalare io nella valle c'erano 15 vie. Nel 1970. Mentre adesso ce ne sono appunto 1016. Mm-hmm. Praticamente. Intanto però il mondo gira, gira e gira e si inserisce tutto un altro discorso. Il Roberto Bassi nasce alpinista, diciamo, sulle grandi salite. Si tendeva sempre ad andare in Paganella perché c'era sulla compagnia, c'era il rifugio, si faceva una bella arrampicata, quattro ciacere e così. C'è da dire anche che la funivia della Paganella chiude. Dove andiamo a scalare per allenarne, per allenarci? Vabbè, andiamo in Val del Sarca. Allora, eravamo tutti minorenni, perciò venivamo giù con la corriera in pratica. Scendevamo con la corriera e si andava a arrampicare, piantavamo magari la tenda dentro, messa qualche cavezzaia, così si stava là e si arrampicava. Con l'avvento delle scarpette si inizia a arrampicare sulle placche. La conformità della Valle del Sarca, ci sono zone intiere che è in calcare levigato, che finché arrampicavamo con gli scarponi era un disastro, ma quando abbiamo iniziato con le scarpe da ginnastica tutto è diventato più facile. Buttati giù! Primi degli anni 80 a questo punto, cioè 80-81, precisamente mi sono trovato sulla spiaggia della Lucerta con gli amici Heinz Mariacher, con Luisa Iovane, con Bruno Pederiva, poi c'era anche Leonardo Di Marino, Roberto Bassi naturalmente, c'era Aldo Leviti, e che avevano incominciato a attrezzare a speed dei cosiddetti monotiri, vale a dire un'attività che prima non esisteva in alpinismo sostanzialmente. Il concetto di fare arrampicata per fare quel tiro e poi scendere immediatamente, no? E quindi io sono rimasto catapultato in questo mondo dove le difficoltà erano cresciute improvvisamente in maniera per me anche inavvicinabile, tra parentesi. C'era anche un altro personaggio formidabile, notissimo, che è Manolo.
no? E anche Manolo, forse un pochettino meno degli altri, con meno continuità, però veniva, è venuto spesso in valle. Sono arrivato nella Valle del Sarca, che non la conoscevo naturalmente, e mi ha invitato Giovanni Groa, con il quale avevo scalato un paio di volte. Mi ha invitato in Valle del Sarca e io non credevo che ci fossero pareti così grandi. Io ho incontrato un altro personaggio che è il Marco Furlani, abbiamo scalato il Brento con lui, ho fatto 2 o 3 vie nuove, non mi ricordo quante. Il primo ricordo di questa valle è questo. E in ogni caso, per quanto grandi fossero quelle pareti, partivano dal verde e arrivavano al verde. E questa era la grande differenza che le staccava dalle Dolomiti, dall'austerità di montagne più imponenti dal punto di vista proprio anche sull'impatto psicologico. Alla fine degli anni 70 ho cominciato appunto 79-80 a vedere che queste pareti esistevano, a vedere che erano ovunque, erano in riva al mare, nei boschi, nascoste, non le avevo viste. È interessante questo, l'alpinismo mi ha anche portato fortunatamente a vedere queste cose e qui le cose potevano cambiare perché è stato un passo difficile, perché io non volevo accettare i chiodi a pressione. Io aborrivo l'idea di scalare appendendo i miei chiodi, figuriamoci bucare la pietra. Sul pilastro magro racconto anche che ho nascosto i chiodi a Groa, perché Giovanni voleva portare i chiodi a pressione per sicurezza e io non accettavo nemmeno la forma di sicurezza. Personalmente delle difficoltà quando aprivo una via non me ne fregava niente, non mi sono mai posto limiti di chiodi, per esempio. Ma sarebbe, se l'avesse fatta un altro, l'avrebbe fatta con meno chiodi, e doveva andare a farla lui, allora io l'ho fatta così, con quei chiodi lì. Lo scultore vede nel legno dove intagliare il proprio capolavoro, il pittore nella tela. Io lo vedevo sulla roccia, vedevo un bel diedro, ah che bello che sarebbe salirlo, un bel pilastro, ah che bello, ma non mi sono mai posto limiti etici, no, quello non mi interessava. 100 chiodi, 200 chiodi, 300 chiodi, non mi interessava, a me interessava fare quella via. Dopo invece ho scoperto che si poteva scalare senza morire ogni volta e la Valle delle Sarca dava questa possibilità. E qui eravamo già avanti, mi ha invitato Roberto, con il quale siamo diventati amici, mi ha invitato a conoscere, mi ha invitato a conoscere, ad esplorare ed era fantastico perché eravamo i primi che avevano un solo pensiero al mattino, nessun denaro in tasca, nessuna possibilità di permettersi nulla, ma un caffè e tutti i sogni nello zaino, perché potevamo scalare ovunque in qualsiasi momento, ogni mattino potevamo scegliere un posto nuovo. Anche chi non aveva, come dire, grandi possibilità si è avvicinato a questa attività, è diventato più bravo e quindi forse è riuscito anche ad apprezzare molto di più quello che poi è diventata la valle, veramente un sito incredibile, fantastico, quasi che io però ho trovato fin troppo presto soffocante, perché quando le cose hanno, come dire, giustamente perso la loro direzione, io che andavo in montagna a scalare per altri motivi, sono dovuto obbligatoriamente andarmene da un'altra parte. All'inizio degli anni 90 e fino ancora ad oggi, la Valle della Sarca è diventato veramente un laboratorio di ogni tipo di arrampicata, di ogni tipo di alpinismo. Si andava da itinerari davvero estremi, ma che più estremi non si può, tipo mi viene in mente per esempio Sodoma e Gomorra. Ecco, si andava da itinerari di questo genere a vie magari appunto che erano più concepite per le ripetizioni, vale a dire l'apritore
si preoccupava di quelli che avrebbero ripetuto questo itinerario e quindi metteva qualche chiodo in più e magari anche qualche spit, fino ad arrivare a itinerari cosiddetti plaisir, come si dice oggi, cioè itinerari dove il rischio effettivamente è molto limitato e quindi di alpinismo ce n'è un po' meno. Le grandi pareti, a cui poi si crea anche, come dire, un certo attaccamento. E il bello della Valle del Sarca, io trovo, e si ripete tutte le volte che dal Bus della Vela scendo giù verso Sarche e rivedo tutte queste pareti messe in fila lì, dal Dain molto stretto, queste spinte gotiche verso l'alto, il casale più ampio con i pilastri laterali, poi il Brento con i tetti, questa parete inaccessibile in cima alle coste, poi le pareti un po' più basse, i colodri, ma questi bei muri verticali, è l'atmosfera che troviamo in Dolomiti. A un certo punto è arrivata però una figura dalla Germania, quella di Heinz Grill, che ha rivoluzionato totalmente il discorso nella Valle della Sarca, perché lui dai primi degli anni 2000 fino ad oggi ha aperto una roba come 120 se non 130 itinerari, lo stile che lui chiama ritmico, che è una via di mezzo insomma tra l'alpinismo rischioso, un po' pericoloso e quello che è l'arrampicata che magari così permette insomma che il volo non sia mortale, ecco. Che cosa vuol dire ritmo? Ritmo per me è il toccare della luce con la materia. Questo ritmo per me è importante di trovare nella via. Se apriamo una via, è importante di creare questo ritmo anche con tutti i movimenti per la sicurezza, per una sicurezza un po' soggettiva. Per me è sempre importante di trovare questo ritmo. Arrampicata per me è una gran passione, sono stato molto fortunato di poter trovare la passione quando già avevo 3-4 anni perché i miei genitori sono arrampicatori e per me era molto naturale di iniziare a scalare. Dopo un paio di anni ho trovato che proprio l'arrampicata è mia vita. Grazie all'arrampicata mi sono imparato tantissimo, mi sono viaggiato in tutto il mondo e per me arrampicata non offrisce solo le sfide. Mi piace arrampicata al mio limite, avere mie sfide, andare sulle competizioni, prepararmi per campionati del mondo o olimpiadi, ma mi piace anche veramente solo arrampicare, perché non è solo arrampicare, non è solo di fare dei movimenti duri, ma è anche una gioia, è anche di viaggiare, anche conoscere in nuovi posti e conoscere la gente. Per la prima volta mi sono venuto quando avevo 3 anni, non mi ricordo niente, ma c'è un ricordo con mia sorella, una foto che siamo a piedi nella falesia di Massone. La seconda volta che mi sono venuta avevo 7 anni e già ho bei ricordi che ho fatto nelle vie, nelle mie prime vie dal primo e già dal momento siamo venuti sempre con i miei genitori, sempre un paio di volte all'anno. E nel frattempo ho fatto tante vie in arrampicata sportiva e anche negli ultimi anni anche delle vie che sono
più duri nell'Italia, come Queensland, che ha un grado 9B. E quello che mi piace è che c'è tanta storia, con posti molto storici come qua in spiaggia delle Lucertole, dove le vie proprio non sono banali, richiedono tanta tecnica, devi essere molto preciso con i piedi, ma poi ci sono anche strapiombi, anche potenziale per i progetti molto molto duri. E poi la combinazione con questo posto bello di vacanze dove puoi fare un po' di tutto è stupendo. Sto vivendo il mio sogno, sto vivendo esattamente come stavo sognando quando avevo 7 anni. Adesso sicuramente sento una responsabilità di forse mostrare agli altri, di soprattutto sento che di come fare che tutti questi posti rimangano non solo per noi ma anche per le prossime generazioni. E adesso con tutti i nuovi scalatori che sono venuti delle palestre è molto importante di dire ok, questo è una falesia, non è una palestra. È buono di atteggiare così, di rispettare la natura e questo ambiente. Come è andata oggi a scalare? Tutto bene? Bravo, bravo! E chi è che ci ha preparato tutta questa roba qua? Non so, mi è apparito? Siamo fortunati! Bene! Vedo che c'è anche dell'ottimo vino! Tu bevi vino? Poco, ma poco. Adesso non è il periodo delle gare! Allora puoi fare!